collaborazione con Le 20.30 in punto, buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Zona Mista News. Salernitana in ritiro a Serino che fa la spola con Salerno per allenarsi. In questo momento i Granata sono di nuovo nel piccolo centro irpino per provare a trovare la quadra di un cerchio che Bollini deve necessariamente provare a disegnare in maniera giusta e perfetta, perché la squadra è reduce da due sconfitte di fila nelle ultime due trasferte. Sarà anche per questo, sarà perché ha ritrovato molti elementi dall'infermeria che finalmente si svuota. Ieri vi abbiamo raccontato dei progressi incredibili di Raffaele Pucino. Raffaele Pucino oggi è stato addirittura provato nell'11 potenzialmente titolare che affronterà il Perugia di Roberto Breda sabato pomeriggio, anticipo con un piano anche sicurezza che sarà delineato e congegnato a partire da domani in questura. Cambia la Salernitana, pedine ma soprattutto atteggiamento tattico per il ritorno di Mattia Sprocati dal primo minuto. Sulla carta oggi sarà 3-4-3 sabato alla Rechi contro il Perugia. Oggi il tecnico ha provato questo modulo con gli uomini che poi andremo a declinare e a raccontare, al netto poi di ancora prove e controprove che il tecnico proverà a fare nel corso della settimana. Proprio Pucino potrebbe essere l'elemento, il grimaldello della sua presenza, potrebbero modificarsi o verificarsi un valzer di pedine, ma il modulo sembra essere quello. Ne parleremo con Benedetta Falci. Buonasera Benedetta. Buonasera Benedetta te, Falci, prima di tutto tifosa della Salernitana, ma prima ancora avvocato, procuratore e in qualità oggi di legale che segue qualche pratica, mettiamola così, di Joseph Minala, fino a qualche tempo fa agente in compagnia di Bosco del Camerunense, che è entrato nella storia della Salernitana per il gol all'Avellino, al Partenio, al 96esimo. Minala, e mi permetto di fare questo contro assist, che paradossalmente nell'11 base oggi, in questo 3-4-3 in cui sembrerebbe che Signorelli in un centrocampo a due insomma sia un po' come il cavolo a merenda, ebbene oggi Bollini ha provato Signorelli e Ricci, coppia dei centrali del centrocampo, con da una parte Kin e dall'altra Vitale, visto che in difesa ha ritrovato Pucino e quindi sono stati Pucino, Schiavi e Mantovani, e non Minala. In avanti invece Sprocati, che ha fatto un po' da binario, un po' da trequartista, quindi tra il 3-4-3 e il 3-4-1-2, Rodriguez e Rossi. Minala non gioca sabato, Benedetta? Chiediamolo a Bollini. Non lo si può chiedere a Bollini, perché le conferenze oramai sono merce rara. Credo dopo le parole di Bollini post Brescia saranno ancora di più merce rara. Io credo che Bollini stia vivendo, lo dico con rammarico da tifosa, una situazione di confusione, perché aveva trovato un suo equilibrio avendo degli infortunati, un'infermeria bella piena, ma con tutto ciò che avevamo, giocatori importanti, dovevano essere il perno di questa Salernitana, infortunati, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Quindi penso che la situazione di Bollini nel cambio di formazione sia semplicemente proprio la chiarezza della sua confusione. Minala non gioca, potrebbe non giocare, perché se cambia un po' gli schemi, Minala è un giocatore che gioca dinanzi alla difesa, se lo dicevamo noi poc'anzi, quindi è un giocatore che mantiene un centrocampo, ma è un giocatore che gioca da schermatura dinanzi ai difensori. Mettere Ricci come centrale è difficile che poi Minala riesca a trovare la sua posizione. Per la verità ha messo Signorelli come centrale prima ancora che Ricci. Sì, metti Signorelli, però ritorniamo sempre al suo discorso. Nel 3-5-2, oggi nel 3-4-3 o 3-4-1-2 sembrava Signorelli destinato alla panchina. Poi stiamo parlando naturalmente delle prove fatte oggi, magari domani Minala sarà... Per di più parliamo di un allenatore che ci ha insegnato che lui cambia le formazioni fino a un minuto prima di entrare in campo, perché lui anche nello spogliatoio, e lo so perché l'anno scorso ero più a stretto contatto con la società, è un allenatore che magari anche voi giornalisti viene data una formazione ufficiale, arriva negli spogliatoi e le cambia.
Quindi Minala gioca, Minala non gioca, è un po' come Ricci la settimana scorsa che ci siamo ritrovati in panchina, un giocatore che penso che aveva fatto e stava facendo e fa benissimo. Molto bene. Molto bene. Io penso che Ricci come Rossi sono le punte di diamante di questa società, però dovrebbero giocare. Insomma, mi pare di capire che Bollini non ti convince. No, per nulla. Eppure i risultati, secondo te, Salernitana, che certamente in questo momento è in calo, non so se abbiamo la possibilità di vedere la classifica, benedetta. Sì. Tra l'altro il Perugia che ha acciuffato i Granata con la vittoria in extremis, Perugia di Roberto Breda, al 94esimo, credo, ai danni del fanalino di coda Ascoli, ha raggiunto la Salernitana, però insomma due stessa posizione, insomma condizione psicofisica completamente diversa tra Perugia e Salernitana, a 22 punti. Punti la Salernitana, 22 punti il Perugia. Salernitana nelle ultime 5 partite 3 punti. Salernitana nelle ultime 5 partite 3 punti e 10 gol al una passivo. Una Salernitana brutta da vedere, quella che all'inizio del campionato sembrava una brutta Salernitana, poi abbiamo ottenuto un po' di risultati piacevoli, era bella da vedere come squadra, abbiamo giocato con Pescara, una bellissima partita, cioè una squadra messa in campo bene, con la testa, motivati. Io penso che se Bollini è ancora sulla panchina della Salernitana lo deve alla sua squadra, ai suoi giocatori. Non è un allenatore che mi piace, non per questa piazza, non per questa squadra. Ma secondo te rischia se non vince col Perugia? Non rischia, ma non rischia perché è un uomo Lazio Bollini, non ce lo dimentichiamo mai. Beh, io credo però che insomma Bollini abbia già rischiato quest'anno, però gli è andata bene, insomma credo con lo Spezia. L'ombra di Mimmo Di Carlo c'era e chissà che non possa esserci. Abbiamo visto la classifica, abbiamo parlato il ritiro. Come lo vivono? Non so se tu hai avuto modo di sentire Minala in questi giorni. Come lo vive un giocatore, certamente non piacevolmente, un ritiro ma poi atipico perché non ti alleni nemmeno a 5 metri, ma ti alleni a 30 km, cioè torni a Salerno e dormi a Serino. Io penso che non sia per nulla un ritiro giusto e un ritiro dove i giocatori possono trovare la concentrazione. Perché appunto il ritiro atipico, il ritiro quando una società va in ritiro, e ne conosco tante, ne vivo tanti di giocatori in ritiro, e davvero non esci da quell'albergo, non esci dalla struttura, qui ci troviamo una squadra che viene presa e portata, quindi uno stress anche mentale, fare allenamento da una parte e poi rientrare a dormire fuori. Dormire fuori per loro è un po' una vacanza, perché a quel punto non è più ritiro, cioè chi si fa la partita a FIFA 18, chi si fa la telefonata con la fidanzata, è giusto che sia così. Vabbè, ma nemmeno devono essere in clausura. No, eh? Però io mi ricordo e dai racconti che ho, come per esempio il grande capitano Pisano, con il quale io ogni tanto ho contatti di lavoro, mi ricordo che all'epoca i loro ritiri della Salernitana, perché con mister Delio Rossi erano ritiri dove non esisteva il mondo. Vabbè, non c'era nemmeno FIFA 2018. Non c'era FIFA 2018, però era un ritiro dove si faceva l'allenamento lì, si restava lì. Mi sembra un po' una presa in giro questa, la stessa presa in giro che abbiamo avuto all'inizio. La Salernitana, gli obiettivi erano quelli che si doveva salvare, poi, oddio, un passo dai playoff, un passo dalla Serie A, adesso siamo un altro po' dall'altra parte della classifica. Benedetta, dove può arrivare, secondo te, questa squadra, questa Salernitana, con questo traghettatore, con questa rosa? E siamo, io ho voluto che tu fossi qui proprio perché siamo praticamente ai prodromi di quello che sarà poi il mercato di gennaio, che andrà a definire un altro campionato, che è quello che ha detto del girone di ritorno. Questa Salernitana, mi dispiace per me da tifosa, ma non arriva ai playoff. Addirittura? Perché ci sono società in quest'anno molto più forti a livello societario, società con giocatori. Ma scusami se ti interrompo, la tua osservazione è figlia della tifosa delusa delle ultime partite o è un'analisi figlia, globale? No, è figlia del mio girare tutti i sabati sui vari campi di Serie B, perché per lavoro giro, mi capita spesso di andare a vedere il Foggia, spesso vado a vedere Perugia, cioè giro. Beh, molto Foggia e Perugia adesso ha agguantato la Salernitana, il Foggia è dietro. Il Foggia è dietro, però sono società a livello proprio societario, perché qui il problema del campionato non si vince solo con i giocatori, perché forse sulla carta la Salernitana è quella
che a livello individuale giocatori più forti, tra i giocatori più forti della Serie B. Ma i campionati si vincono con la società alle spalle, si vincono con una società vicina, con una tranquillità tra società e allenatore, allenatore e direttore. Un allenatore che si sente spronato dall'Otito, che è il suo presidente, che gli dovrebbe dare tutte le rassicurazioni di questo mondo, però dopo Brescia mi è sembrato di sentire dire che l'Otito era un po' scocciato di Ma non quest'ennesima era la prima sconfitta. volta. E Non non è era la la prima prima. volta, quindi non c'è un clima sereno da poter arrivare a fare playoff, Sì, penso. effettivamente io non sono d'accordo con te sul discorso societario, perché l'unica si può dire tutto a questa società che non la solidità, forse la Io ti vicinanza, siamo parlo di solidità, d'accordo, non di solidità economica, economica. io ti parlo proprio di solidità di rapporti Ecco, forse sono società. compartimenti Esatto, stagni. io mi ricordo Delio Rossi che forse un annetto fa rilasciò un'intervista, gli chiesero di Mister Bollini, che io Mister Bollini da premettere, non ho nulla contro di lui, e lo conoscevo già ai tempi di quando lui era alla Lazio, con la primavera della Lazio, è un allenatore che penso che tra i migliori per quanto riguarda il rapporto con i giovani. E Delio Rossi in un'intervista dove faceva i complimenti al mister Bollini diceva appunto che i campionati vanno vinti con la fiducia tra le società e Secondo l'allenatore. te questa non c'è? Sta Non venendo c'è meno? perché o l'Otito è un grandissimo attore e non penso perché l'Otito non sa fingere, è uno che sa cosa vuole nella sua vita, però un presidente che una partita sì e una partita no. Ti Io mi mette in metto nei panni di discussione. Bollini, io da mister forse sarei già andato via perché mi sta mettendo sempre in discussione, ma non quella discussione che ti fa bene, che ti sprona, no, perché voglio più grinta, va bene, però mettere in dubbio l'elaborato e tutto il lavoro di una settimana al punto tale di suggerirgli la formazione, In ogni in ogni circostanza. circostanza, vinci o perdi, c'è sempre qualcosa che non va, io Sei un po' da delegittimato. allenatore lavorerei con più fatica. E allora, sicuramente la Salernitana sta provando ad uscire da questo momento no, da questo momento buio. Stamattina abbiamo provato ad abbozzare, ci abbiamo preso sull'atteggiamento tattico, sul modulo, quello che sarà lo spartito tattico che andrà in scena domenica, scusatemi, sabato pomeriggio, ore 14 allo Stadio Arechi. Vediamo, quello che abbiamo immaginato con le ultimissime che sono arrivate dal campo nella seduta di lavoro di oggi. La Salernitana da ieri è in ritiro a Serino, ma continua ad allenarsi a Salerno. In 27 faranno la spola tra le porte dell'Irpinia e la City. Ci sono anche Pucino, Alex e Rossi. Il primo proverà a forzare dopo la botta alla caviglia patita a Rigamonti. Ancora out gli infortunati Bernardini, Della Rocca e Rosina, oltre al portiere Iliadis. Bollini sta pensando di far partire Sprocati dal primo minuto contro il Perugia. In tal caso sarebbe un ritorno al 3-4-3. La Salernitana non schiera il tridente dall'ultima volta in cui l'ex Provercelli è stato titolare. Era il 24 ottobre a Novara. L'impiego dal primo minuto di Sprocati è quasi necessario. Con lui e Gatto dalla parte opposta, il tecnico spera di ottenere più verve e incisività in fase offensiva. Come se non bastasse, Sprocati è pure un ex. 24 gettoni e 4 gol in Lega Pro nel 2013-14, proprio con la maglia del Perugia. Rossi se la giocherà invece con Bocalon e Rodriguez in avanti. L'enfant prodigio della Lazio è tornato da Brescia con un ginocchio malconcio, ma sembra recuperabile. Stesse noie da una settimana anche per Alex, mentre Pucino ha svolto soltanto fisioterapie, escluse le lesioni ossee alla caviglia ed anche ai legamenti. Dovrebbe forzare a breve. Per fortuna Bollini ha problemi di abbondanza in quel ruolo, con Perico e Tuia ristabiliti, oltre a Popescu, se Pucino non dovesse farcela. Il rumeno potrebbe agire sul centro-sinistra in difesa, con lo slittamento di Mantovani sul centro-destra e Schiavi confermato in mezzo. Se Gatto avanzasse nel tridente offensivo si aprirebbe un ballottaggio per il quarto a destra in mediana. Perico lo ha già fatto con il Pescara, ma non ha i 90 minuti nelle gambe e non gioca dal 23 settembre scorso. Chin e Di Roberto le alternative. A centrocampo i giochi sembrano fatti con Minale e Ricci pronti a formare la coppia centrale. Piccola curiosità sul match con il Perugia, con qualche analogia rispetto al recente passato. Anche l'anno scorso si giocò di questi tempi, era il 30 dicembre, anche allora con un ritiro anticipato, atipico, pernottamento fuori, in quel caso a Paestum, e rientro quotidiano in città per gli allenamenti.
Oggi, come allora, la Salernitana veniva da due KO consecutivi e aveva necessità di non fallire. Vinse 2-1, che sia di buon auspicio. Anche due stagioni or sono la squadra fu spedita a Serino ai primi di gennaio in ritiro. Finì però con l'esonero di Torrente. Bollini in questo caso è autorizzato a fare gli scongiuri, Mimmo Di Carlo forse un po' meno. 15 minuti alle ore 21, dobbiamo andare in pubblicità, però insomma devo dire che c'è un plebiscito per Benedetta Falci, sia sul nostro profilo Facebook, alla pagina di TV Oggi, con Enzo Tatanca Musto, un saluto a Enzo Musto, prima dice la Falci un mito, poi aggiunge competenza e qualità Falci, secondo me perché gli hai nominato Delio Rossi, che è insomma... Gli ha nominato il suo idolo, ma credo non solo il suo. Anche il mio, allora, confesso il mio peccato, forse peccato. Io amo il calcio grazie al Profeta. Beh, credo che non sia, non siate i soli. Ma una donna che si innamora del calcio grazie a un mister, guarda che è più difficile, già si innamorano quei giocatori. Soprattutto a Salerno. E invece, prima della pubblicità, sul nostro profilo, sul nostro sito internet di www.salerno.it, al link Zona Mista News, Salernitano Doc dice: condivido su ciò che ha detto la bellissima Benedetta, che questa squadra non è da playoff. Beh, però, insomma, io credo che... Perché sennò domani mattina a me sennò domani mattina a me il telefono mi squilla. Squillato, non diamo il numero. Io non ho detto non è da playoff. È una società che presi singolarmente giocatori come Kin, Ricci, ragazzi, lo troviamo in Serie A breve. Rossi, un altro elemento da Serie A. Mantovani. Cioè, io penso che sono quattro persone fondamentali in questa squadra. Stai parlando tutto di giovani, però di perché giovani. Questa squadra c'ha anche... prima ti ho fatto una promessa, Bollini non mi piace ora in questa squadra, ma Bollini è uno bravissimo con i giovani. E se Bollini riesce... È una contraddizione, Benedetta. No, non è una contraddizione, non mi piace nel modo di affrontare le partite, non mi piace il fatto di cambiare, sarà perché per me una squadra non puoi mandarla in confusione. Vediamo il Milan, Montella ha mandato in confusione un Milan dove cambi modulo ogni domenica, vai via, dato via. Cambiare modulo a un giocatore mette confusione. Io penso che questa Salernitana, sperando da tifosa, lo dico, non da procuratore perché non ci tengo a dare giocatori a questa società, perché è la mia città, quindi onde evitare conflitti di interessi e vedermi la partita tranquilla il sabato, abbia bisogno di un centravanti. Compriamo un attaccante che non sia Bucalon, nulla contro di lui, non sia Rodriguez, nulla contro di lui. Però abbiamo Rossi, soprattutto se vuoi giocare a tre, forse ti serve un'alternativa. Ti serve l'alternativa, ragazzi, Rossi è giovane, ma ti serve un'alternativa. Se giochi a tre non so quanto tempo può riuscire a giocare a tre perché ci sono... E l'alternativa non può essere Rodriguez, non può essere Bucalon? No. L'alternativa, penso che un giocatore come Rossi debba essere... giovane, di esperienza. Rossi c'ha 20 anni. Ragazzi, l'alternativa giovani non può essere. Cioè, se tu, come fai a vedere Rossi un sabato che, a parte il segnare, ma dei tocchi di palla paurosi, ha una pulizia nel gioco paurosa ed è sempre pronto davanti alla porta, saltando l'uomo, saltando il difensore, andando lui incontro alla palla. Poi vedi Bucalon, che per me in Serie C è un giocatore perfettissimo, noi i procuratori in genere cataloghiamo, ci sono i top player da Serie C, i top player da Serie B. E un top player da Serie C, come immagino Bucalon, insomma, lo dice anche la sua storia, come Bucalon in Serie B da medio classifica non ci può stare secondo te? Ma non ci può stare perché il gioco delle squadre di Serie B è completamente diverso dal gioco che fai in Serie C, l'attuale Serie C, la Lega Pro insomma. Hai un modulo di gioco completamente diverso. La Serie C è più cattiva, la Serie B è un campionato molto più lungo, un campionato dove ti trovi società, dove hanno giocatori importanti, difensori importanti. Quindi fai più fatica. Io penso che la Salernitana per arrivare alla zona playoff abbia bisogno di attaccanti, perché poi per il resto, guarda, mi piace. Insomma, punti sull'attaccante, sì, poi magari ci darai anche una dritta su quel, il consiglio della Falci, che non è una pubblicità della Falqui, perché altrimenti insomma, ci sarebbero state altre. A proposito di pubblicità, noi andiamo in pubblicità subito dopo i comunicati commerciali, la seconda parte di Zona Mista News. Restate con noi.
Le 20.51 in diretta su TV Oggi Salerno, seconda parte di Zona Mista News in compagnia di Benedetta Falci, avvocato, agente, procuratore, oggi legale di Joseph Minala, salernitana che contro il Perugia dovrebbe giocare con il 3-4-3 con il ritorno di Mattia Sprocati. Oggi Bollini ha provato il 3-4-3 ma anche il 3-4-1-2, il grimaldello, la chiave di volta è proprio Sprocati, che è stato provato sia esterno sia un po' più jolly, che si è accentrato alle spalle del tandem offensivo, in questo caso composto da Rodriguez e Rossi, nel caso in cui Sprocati vada sulla linea Rossi agirebbe dalla parte opposta con Rodriguez punta centrale. A centrocampo sono stati provati Kin sulla destra e Vitale sulla sinistra con Ricci e Signorelli in difesa, il ritorno di Pucino, Schiavi e Mantovani. C'è un dubbio perché Pucino ha recuperato in extremis, ha fatto di tutto, sono state scongiurate lesioni anche alle lesioni e ai legamenti, però potrebbe non essere al top. In quel caso non dovesse farcela Pucino, ci sarebbe un Balzer confermando comunque l'atteggiamento tattico, cioè questo 3-4-3 con Vitale che arretrerebbe, Mantovani andrebbe sulla destra, Mantovani quindi, Schiavi, Vitale e l'inserimento di Alex che pure si sta allenando come quarto di destra. 3-4-3, 3-4-1-2, piccola curiosità a proposito dei trequartisti: Rosina sempre più lontano sostanzialmente dal gruppo, dalla squadra, si allena oramai, lo dicevamo da tempo, da separato in casa, anche oggi praticamente mentre la squadra era in campo la macchina di Rosina era già altrove. Rosina ovviamente ufficialmente infortunato, si sta giocando a son di carte bollate. A proposito di questo, Benedetta Falci, da agente, da procuratore, abbiamo preparato un servizio su quelle che sono delle spine per quanto riguarda il mercato di gennaio, perché c'è un po' lo slogan, prima sfoltire e poi acquistare, però sfoltire gente che ha contratti faraonici fai fatica, soprattutto se non giocano. Te ne dico tre e ti anticipo il servizio: Rosina, Della Rocca, Zito e Della Rocca. Mi mancava Zito. Ti mancava Zito, che è stato il pomo della discordia anche nella comunicazione tra Fabiani e Bollini pre e post Brescia. Zito non convocato ufficialmente per scelta tecnica, poi Bollini chiarisce per scelta societaria. Zito, guarda, Rosina da procuratrice te lo dico, a me dispiace perché è un grande giocatore, è stato un grandissimo giocatore, per una persona per benissimo. Farà fatica la Salernitana a vendere Rosina, ha un contratto Rosina pauroso, un giocatore che presunta che già di per sé la regola è giochi è mercato, non giochi non è mercato. Per di più non parliamo di un giocatore giovane che dici sai di prospettiva. Quindi Rosina dovrebbe sperare, e mi auguro nel procuratore, ma soprattutto per lui, che riesca a trovare una società che gli dà fiducia, dove trova i suoi spazi, perché per un giocatore non giocare penso sia una cosa emotivamente, psicologicamente devastante. Questo da agente, da tifosa Rosina è stato un flop a Salerno. La tifosa Rosina è stato un flop. La mia è una domanda, eh? Non ah, non è un peccato, pensavo fosse un'affermazione. non me la volevi dare l'assist. Te la volevi cavare. Te la volevo cavare. Un po' come il gol del Benevento contro il Milan. Di Brignoli. No, Rosina flop, dai, no. Perché un po' si è fatto vedere un po' di calcio giocato bene, il problema sono sempre i rapporti che hai con un allenatore, nel senso, ecco, magari un allenatore che riesce a gestire Rosina, vedi un grande Rosina, abbiamo Sprocati che l'anno scorso non ha fatto chissà che grandi partite, con Bollini è emerso un altro giocatore, quindi penso che un po' il futuro dei giocatori lo fanno anche gli allenatori. A me Rosina non è mai dispiaciuto come giocatore, forse è sempre giocato in un modulo sbagliato, in posizioni sbagliate, però ragazzi miei, diamo spazio ai giovani, altrimenti c'è un nazionale, c'è un mondiali,
E altrimenti ciao ciao da parte dei nostri attentissimi telespettatori, perché al nostro sito internet Michele ci scrive: buonasera Eugenio, la tua ospite dice che la Salernitana non andrà ai playoff. L'anno scorso ricordo perfettamente Verona, che in una puntata disse che il Verona non sarebbe salito in Serie A. Lo prendo come un buon auspicio. Saluti Michele. Guarda, lo stavo dicendo prima che lo dicesse lui, il mio dire non va ai playoff è di buon augurio, perché noi sai di non prenderci e quindi no, ma no, è un po' come il tifoso salernitano che il sabato si gioca la famosa bolletta, si gioca la Salernitana. No, il tifoso salernitano non gioca ci la bolletta, ci sono e io quando li vedo in tribuna o quando andavo dai miei tempi d'oro in curva, dicevo fuori dalla curva, perché non puoi giocare, non puoi giocarti la Salernitana, no, esatto. Quindi il Verona l'anno scorso, ragazzi, ci è andata in Serie A, ma guardiamo il Verona quest'anno, però cioè, quindi la Salernità va ai playoff, non va ai playoff, non lo so, il campionato è lungo. Qua c'è anche da dire, devo riconoscere, io non fui d'accordo con Benedetta quando fece quell'affermazione l'anno scorso, e complimenti a Michele che addirittura se l'è ricordata. Non, e quindi ricorderai Michele che non fui d'accordo. Però devo anche riconoscere, devo riconoscere a Benedetta che è vero che è andato in Serie A, però non ha stracciato il campionato ed è andato in Serie A a pari punti con il Frosinone, beneficiando della migliore differenza negli scontri diretti, credo, con il Frosinone, che poi non va in Serie A perché praticamente fa quella partita devastante. Io dissi, con il forse due mesi prima della fine del campionato, il Verona così non va in Serie A. Infatti Verona, che era una società, è una squadra strutturata per vincere il campionato come prima in classifica, non c'è andata. Quindi per me il Verona non è andato in Serie A. Perché per... adesso stai facendo nel senso, ci va in Serie A, sì, ok, ma come? Cioè ci vai, spendi soldi. La Salernitana non può mai andare in Serie A con questa proprietà? La Salernitana io penso che ci vada l'anno prossimo, perché se non... sì, 2000... festeggia cent'anni. I cent'anni. Io penso che l'anno prossimo abbiamo un bel regalo, la Serie A, lo Tito che ci saluta. Bene, insomma i pronostici, i vaticini di Benedetta Falci, zito della Rocca e Rosina della andranno Rocca via. Andrà via se riesce ad avere mercato che ad agosto non aveva. Sveliamo un mistero, lo possiamo svelare, cioè, tanto ce lo diciamo tra di noi. Ce lo diciamo solo tra di noi, essere della Rocca l'anno scorso, ad agosto era già tra gli obiettivi di chi era sul foglio di via, non aveva un grande mercato, o meglio... C'era l'Ascoli su della Rocca, perché a Maresca piaceva, ma è venuto fuori quasi a fine campionato, a fine mercato, quindi sì. Poi non... Poi ragazzi, fare il mercato a Milano, che poi in realtà non si fa a Milano, quindi tranquilli, si fa prima, cioè noi adesso già quindi adesso si sta facendo il mercato di gennaio. No, il mercato di gennaio l'hanno già fatto a ottobre, cioè nella sede della Salernitana chi parte lo sanno già da ottobre. Però il problema perché è trovare l'acquirente. Rosina trovi l'acquirente. Guarda Eugenio, il mercato nelle società, soprattutto grandi società, lo fanno mesi prima. Adesso già si parla del mercato di agosto. Ti svelo questo segreto. È come praticamente la moda. Esatto. Allora andiamo avanti, proviamo a effettuare il collegamento, perché cominciamo a collegarci con Perugia. Intanto Enzo Tatancamusco scatenato: la propongo alla Battipagliese al mio posto in qualità di direttore sportivo. Anche io sapevo che si fosse dimesso. Complimenti al direttore Tatanca, so che stavo facendo bene. Dai. Allora, non so se abbiamo in collegamento telefonico Domenico Cantarini, collega e amico di Rete Sole Perugia. Domenico, buonasera. Buonasera a te e ai tuoi telespettatori. Allora Domenico, Perugia che al fotofinish prende 3 punti, agguanta la Salernitana dopo quella che è stata, credo, ieri una giornata di scarico per i giocatori, perché Perugia, ricordiamo, ha giocato nel posticipo della 17esima. Breda confermerà, immagino, il 4-3-1-2, visto il gol, visto il buon momento di Falco, poi lo snoccioleremo nel corso dei prossimi appuntamenti, però insomma sarà 4-3-1-2 con Falco trequartista, tra l'altro trequartista che sta da 5 partite, ogni squadra che gioca col trequartista sta facendo male, sta dando fastidio alla Salernitana. Domenico. Sì, penso che alla fine andrà così, perché Falco è stato per tutta questa prima parte di stagione un po', non dico un oggetto misterioso perché lo si conosce bene, però insomma ha faticato tanto, un po' per problemi fisici, è arrivato a corto di condizione, poi entrambi gli allenatori prima giunti e ora Breda gli avevano dato qualche chance, non aveva mai convinto. Nell'ultima settimana ha mostrato sicuramente una crescita di condizione importante,
ecco, il gol al 92esimo con l'Ascoli, insomma, può averlo anche sbloccato mentalmente, come può aver sbloccato tutto il Perugia. Per questo immagino che alla fine Breda gli dia una chance da titolare a Salerno, e immagino che confermi il 4-3-1-2 che ha utilizzato praticamente il Perugia dall'inizio della stagione. Un piccolo, diciamo, una piccola variante potrebbe essere l'assetto che si è visto alla fine con l'Ascoli, quindi con, diciamo, più un 4-4-2 molto offensivo, e lì Falco partiva da destra, però credo che sia più una soluzione, diciamo, a partita in corso, ecco. Mi immagino più un Falco trequartista dall'inizio, probabilmente a supporto di Cerri e di Carmine. Anche Cerri si sta guadagnando, insomma, spazio con prove convincenti. Domenico, due flash prima della chiusura. Breda, che qui è un'icona a Salerno, fa parte proprio di quella Salernitana di cui Benedetta Falci aveva nel traghettatore dei Leorossi. Breda era il playmaker. Come sta vivendo questa partita? Non è la prima volta, ma non è spesso, non è accaduto spessissimo che il capitano della Salernitana di un tempo ha affrontato la formazione granata d'avversario. Come la sta vivendo? Se avete avuto già modo di sondare l'umore del nocchiero del grifo, e soprattutto quanti tifosi ti aspetti e che partita sarà quella del Perugia alla Rechi? Dunque, parto dai tifosi, perché qui il clima è particolarmente delicato in questo senso, perché comunque la tifoseria più calda e gli ultra sono ormai in rotta di collisione un po' con la società, un po' con la squadra, però immagino che saranno molto numerosi. Non ho ancora un dato preciso, anche perché di fatto ancora la prevendita non è veramente partita, però io immagino che saranno numerosi, pensando, insomma, ai numeri che hanno fatto sia a Venezia, insomma, nelle ultime trasferte, all'eccezione del derby a cui non hanno partecipato per protesta, e quindi saranno numerosi, ma allo stesso tempo non saranno poi così, come posso dire, in sintonia con i giocatori, perché questo è un po' il trend che ha preso la piazza nell'ultimo periodo. Per quel che riguarda Breda, sicuramente credo che la stia vivendo in maniera particolare, come è normale che sia. Abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola dopo la partita con l'Ascoli, insomma, pensando alla Salernitana, ha subito fatto un gran sorriso, perché chiaramente un sorriso convinto, dico, nel senso che comunque è una partita che si aspetta con passione, ma anche con felicità, immagino, proprio perché tornare a Salerno credo che per Breda sia sempre motivo di felicità, però ha anche detto, insomma, chiaro e tondo che vuole far punti, quindi immagino che, tra l'altro, se non ho controllato male, insomma, le due volte che è arrivato da ex a Salerno i punti li ha sempre fatti, quindi diciamo che la Salernitana forse è un problema in più. La terza domanda, ovvero che partita mi aspetto un Perugia che, insomma, sia un po' ragionatore, ecco, diciamo così, un po' ragioniere, un po' alla Breda, insomma. Esattamente, perché è quello che ha fatto vedere, insomma, soprattutto in queste sette partite con il nuovo allenatore. Grazie a Domenico Cantarini di Tessore Perugia. Ci sentiamo domani sera, Domenico, per le ultimissime dal capoluogo umbro. Grazie. Buona serata. Allora, siamo in conclusione. Benedetta Falci, procuratore, avvocato, tifoso. Tifosa dell'altra metà del cielo. Però, a proposito, si ricordavano del vaticinio mancato sul Verona. Io però ricordo anche un'altra cosa, che Benedetta Falci, allora, l'anno scorso, siamo in conclusione, quindi la devo dire questa, l'anno scorso in diretta, ma qui devi toglierti, insomma, ne va della nobiltà, dice Minala, all'epoca lo assistevi insieme all'attuale a Cristian Bosco, Minala ha già rinnovato con la Lazio. Guarda, io... Poi invece viene fuori che non era vero, non aveva rinnovato. Allora, dove sta la verità? Prima ne parlavamo e ti avevo detto, magari evitiamo anche di aprire il discorso. Ovviamente io banalmente parlare con un giornalista e parlare con un muro, data anche la situazione della squadra, perdi comunque anche per perché poi un giocatore queste cose sembra che non le sanno, ma loro sanno sempre tutto. I giocatori che dicono che non leggono i giornali, i giocatori sono persone psicologicamente da saper prendere, occhio ai giocatori. Minala non posso portare perché non ce l'ho, non mi interessa, non devo dimostrare niente a nessuno, perché io sto arrivando da sola dove devo arrivare, senza
Quando è arrivato a Salerno l'anno scorso a gennaio, lui è arrivato qui solo perché aveva già rinnovato il contratto con la Lazio. Altrimenti Minala, che è un giocatore che ha come obiettivi da Serie A, non avrebbe mai lasciato la Lazio. Perché per un giocatore lasciare una squadra come la Lazio di Serie A per andare in Serie B. Ma non aveva spazio, però Minala è arrivato qui faceva sì, i fossi. Ma i giocatori sono mercenari, cioè detto in modo affettuoso, se può essere affettuoso. No, nel senso, vabbè, il giocatore se la guarda bene la tasca e il suo futuro. Minala non aveva spazio nella Lazio. Ok, mi faccio altri 6 mesi di panchina, ma sono un giocatore della Lazio. Arrivare a Salerno dopo i campionati precedenti di Minala, dove bene non aveva fatto, anzi malissimo, l'ultimo a Bari, peggio che andare di notte, per lui voleva dire perdere il contratto con la Lazio, prenderlo con la Salernitana, nel dubbio... No, è arrivato in prestito però. Aspetta, Benedetto, è in prestito perché rinnovi, se no in prestito non ci puoi andare. Se sa scadenza contratto, io ti ragiono da giocatore, perché con loro ci ragiono purtroppo. Se non accetti il prestito. Se sa la scadenza di contratto, io non ci vado in prestito, perché l'anno prossimo sono di quella società in prestito con una società che con me è scaduto il contratto. Sono andata in prestito, mi ritrovo senza Filippo e senza il Panaro. Quindi, ragazzi, miei belli, Minala a gennaio, quando è arrivato, aveva firmato il contratto, il rinnovo. E perché hanno... E perché è stato tenuto nascosto? Chiediamolo allora a chi voleva, all'attuale procuratore di Minala, forse, che non ritrovavamo gli accordi economici, come tutti i giocatori, come tutte le società, che poi non trovi l'accordo economico. Ti assumi le responsabilità di quello che stai dicendo. No, io penso che possa essere... Io non sto dicendo che è quello, non mi tirare... No, io sto cercando di capire il motivo per io cui c'era il segreto di Pulcinella. Il segreto di Pulcinella, forse, nel dubbio faccio l'avvocato, potrebbe essere... Non troviamo un accordo economico, come la maggior parte delle volte che sfumano così. E non si trova l'accordo economico e si dice che non c'è il contratto, che si deve ancora rinnovare. Certo, perché come fai a dire a una piazza come Salerno, Minala va via perché la società non trova l'accordo economico col procuratore, o il procuratore e il giocatore non trovano un accordo economico con la società? Minala è uno che alla Salernitana ha fatto tantissimo in 4 mesi, ma non perché era un mio giocatore, ha fatto tanto. Quindi insomma il contratto ce l'aveva. La plausibile era non si è restato, però Benedetta, che insomma ci sono storie di giocatori che si sono invisi alla piazza e sono andati altrove, quindi non è che voglio dire sarebbe... Ma sarebbe andato altrove se effettivamente ci fosse stata una Serie A. La Serie B non la sarebbe rimasto a Salerno, perché tutta lui è una persona seria. In Serie A sarebbe andato. Siamo in chiusura. Salernitana Perugia, pronostico di Benedetta Falci. No, io pronostici non ne do, non sono brava con me, pensavo alla Salernitana. Spero di rivedere una Salernitana con la quale io sono cresciuta, la Salernitana che gioca benissimo, una Salernitana che vince. 20 anni fa si vinceva 2-0 grazie a Marco Di Vaio con Delio Rossi contro il Perugia, che se non erro il Perugia a Salerno ha vinto solo una volta, però questo lo chiediamo ai tifosi. Forse in Coppa Italia quando si è rotto il gemellaggio. Esatto, perché mi auguro di vedere una Salernitana come quella di Delio Rossi, di Zeman, una Salernitana che al Perugia, io mi ricordo una partita, poi salutiamo. No, se vuoi io vado via. No, a Perugia c'era, non me lo ricordo perché era a Perugia ed ero piccola e andavo in trasferta, mia madre mi vorrebbe ancora ammazzare. Con a Perugia... innevata, il campo innevato, e giocava a Riyad Shala, perché ha proprio una partita, fu una delle partite più belle che io ho visto, e quindi io mi auguro di vedere una Salernitana. Ti ricordi anche il finale di quel Perugia Salernitana? Vince la Salernitana, se non mi sbaglio. Io spero che la Salernitana giochi con la grinta che aveva con Bollini, che ritrova la sicurezza nei suoi giovani, ritrova la quadratura del cerchio. Sì, dai. Mettiamola così. Grazie a Benedetta Falci, avvocato, agente, procuratore, ma soprattutto tifosa della Salernitana, che sicuramente non le manda a dire. L'appuntamento con la Zona Vista News si ritorna domani sera puntuale alle 20:30 su TV Oggi Salerno. Solito classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con... Vuoi ripetere?
rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.